lì ragazzi, ormai è quasi mezzanotte, ci possiamo dire questa sera la Juventus affronterà il Bayern Monaco, anche Dybala, porca di quella Eva, non ci sarà. Adesso Manzo chiuso a mezzo servizio, abbiamo piena forza Zaza, Quadrado e diciamo Mandzukic a mezzo servizio, Mandzukic e Zaza, e Quadrado, Mandzukic e appunto Quadrado, e vedremo, e Morata, scusate, dimenticavo Morata, presumibilmente ci sarà Morata con Mandzukic, anche se io sono convinto che Zaza sarà l'ombra del partito, spero, perché a questo punto i tedeschi hanno il dubbio soltanto Robben, ma ci sarà, sono sicuro che saranno completo. Hanno già fatto delle, grazie a Dio, delle dichiarazioni, passeremo, Ribéry dice che passeremo il turno, giocheremo all'attacco, benissimo, benissimo. Adesso volevo appunto farvi vedere, non trovo un bicchiere, vabbè, lo stesso, fate conto che c'è un bicchiere mezzo pieno. Facciamo di nuovo la seduta psicologica del match prima di appena qualche ora prima che inizia. Bene, lettino, psicologia, e andiamo a tastare veramente i nervi dei giocatori e dei tifosi, dei media e delle squadre. Prestate l'animo prima della gara. Allora, le notizie che arrivano in Germania sono tutte a favore del Bayern. Juventus falcidiata dagli infortuni. Questa è una realtà che fa sì che il Bayern prende coscienza di aver già vinto prima di giocare. Pareggio esterno, basta l'1-0, basta anche il pareggio con gol, qualsiasi pareggio tranne il 2-2 che porterebbe supplementari, il 3-3 in avanti, 4-4 via dicendo, che farebbe passare alla Juve, ma questo lo scarterei subito. Qui vedo un 1-2. Che vi dico, la partita come si deve mettere? La Juventus deve a tutti i costi segnare per prima, ma questo l'ho detto anche l'altra volta, ci siamo cagati addosso, primo tempo pazzesco, siamo andati sotto di 2, grazie a Dio siamo riusciti a mettere in piedi proprio per il rotto della cuffia. Addirittura potevamo anche vincerla, ma quello che si è visto nel primo tempo, potevamo più perderla che vincerla questa partita, perché è vero che Müller si è mangiato un gol, abbiamo proprio subito in maniera quasi disarmante il Bayern. Ora, davanti al loro pubblico, quando c'hanno da rimontare, i tedeschi sono tremendi. Se vi ricordate, il Porto, che aveva vinto 2-0 in casa, è stato spazzato via 4-0. Si sono fermati i tedeschi, potevano farne 6 o 7. Questo cosa vuole dire? Che questa squadra, quando è spinta dal pubblico, è tremenda. Quindi, anche la stessa Juve, andarla con aver vinto 2-0, vai là che praticamente ti difendi. Guardate un po' come è successo in Coppa Italia questa Juventus, cosa ha combinato. Ha vinto 3-0, non col Bayern, con l'Inter, che praticamente è come se fossero i giocatori del Bayern quando avevano 8 anni il valore di quello dell'Inter confronto al Bayern. Ne abbiamo prese 3 e abbiamo sfiorato un quarto gol dell'Inter. Se l'Inter avesse vinto 4-0 non c'era da dire niente, anche se noi nei tempi supplementari potevamo rimetterla in piedi, ma subire 3 gol è qualcosa di fantascientifico. Bene, bene, scongiuriamo questa ipotesi. Vedete cosa vuol dire essere psicologi? E tra l'altro Allegri è laureato in psicologia. Questo è un punto a favore della Juve. Bisognerà far leva sulla sorpresa. Se noi andiamo in vantaggio, nessuno se l'aspetta. I tifosi sono già con la partita in tasca. Figuriamoci. Abbiamo rimontato il Porto, quella volta la capita 1-0, la Juve 2-2, gli manca mezza squadra. Hanno tutti vinto. Bene, vi ricordate l'Italia quando ha giocato contro nell'82 quel girone che praticamente era proprio sepolta, fu funerale a casa, eh?
Argentina, di Maradona, Passarella. Poi chi c'era in quella squadra lì? C'erano un sacco di giocatori fortissimi, Diaz, Ardiles, adesso non me ne viene in mente, ah, chi c'era poi? Adesso non mi ricordo, so che faceva paura. E Brasile, Zico, Falcao, Cerezo, Junior, tutta gente, Eder, che sapeva giocare al calcio, Leandro. E sappiamo tutti come è andata a finire. Rossi, che era il giocatore proprio che fino a quel momento era criticato dalla stampa, da tutti, non aveva fatto lo straccio di un gol. Ne abbiamo già Zaza, che ha già battezzato in Champions, quindi siamo già avvantaggiati rispetto a quel Brasile che aveva due squadracce davanti, noi ne abbiamo una sola, con un giocatore tra l'altro che psicologicamente ha già bagnato il biscotto nel latte. Bisogna proprio puntare sul valore psicologico. Andiamo decisi in campo, decisi. Cosa vuol dire decisi? Veloci. Giocare sulla velocità, prenderli in velocità e fargli vedere le streghe. Fagli vedere le streghe. Quello che nessuno si aspetta. Né in campo, né in tribuna, né nella sala stampa loro. Loro hanno già vinto, dobbiamo fargli ingoiare il booster, anzi, non ingoiare, dalla parte sotto, farglielo passare da giù e piantarglielo nel culo, ok? Dobbiamo veramente fare quello che nessuno si aspetta. Questa Juventus è capace di tutto, è capace di farsi rimontare 3-0, ma come è capace di farsi rimontare 3-0? Ci siamo capiti. Adesso tutti insieme diciamo fino alla fine forza Juventus, bravi, dai ragazzi, questa sera tutti davanti alla TV uniti in un solo grido: Merkel vaffanculo. Ciao ragazzi.